perché non si deve uccidere sempre. Poi io uccido lui o lui uccide me. Ok. Sì, allora, Roma Bangkok, diciamo, quest'estate mi ha fatto volare, per cui io e la mia amichetta di viaggio, no, Giussi Ferreri, appunto, dovevamo andare in giro a fare le marachelle su questa, mi sembra che era una Cadillac, tutte così favolose. Io ho stravolto totalmente il mini market, poverini, patatine ovunque. Il giorno dopo tutti esterni e ha iniziato a diluviare e si è rischiato tutto il video. Volerei da te da me. Kiss Kiss Bang Bang in realtà, contrariamente a quanto magari molti potrebbero pensare, non è una citazione a un film, anzi mi sono voluta molto scostare dal mondo pulp. L'unico paragone che possiamo fare è nel brano Licenza di uccidere, dove io ho la licenza di uccidere, io sono la sposa del rap, per cui in questo gioco che è il rap, purtroppo o lui uccide me o io uccido lui. Kiss Kiss Bang Bang in realtà voleva rappresentare un po' il bacio e il colpo di pistola, che è un po' la mia musica, visto che c'è la melodia, c'è il rap, c'è questa dicotomia costante e questo costante contrasto. Non c'è mai una ricetta per il successo. Se così fosse, sarebbe automatico fare un disco. Non esisterebbe il fallimento dei grandi. Il gioco è trovare l'alchimia di ingredienti vincenti, ma è proprio difficile. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge. Ma chiaramente i puristi immagino che possano avere da ridire. Dal momento in cui si tocca il mainstream è come se tu diventi tipo il diavolo. Però semplicemente, sai, una persona è un artista, un rapper è anche un essere umano. Si evolve, no? E non credo che io mi debba battere il petto perché se io amo comporre delle melodie significa che, non lo so, non sono più una persona vera. Però il rap rimane sempre una mia passione. Io provengo dal rap e non credo che lo mollerò mai. Fuori dalla tana, questo è il mio regno, a Beregina comando il movimento. Innanzitutto il concetto di femmina alfa non è una sottomissione dell'uomo da parte della donna, è quasi una bandiera che sventolo, dove io ricordo che una donna da sola può arrivare ovunque. La femmina alfa è una donna che si sbatte, che ricopre più ruoli, che non rinuncia a nulla, che non si accontenta. È una donna che vuole arrivare da più parti, vuole essere madre, figlia, una donna in carriera. Questo è, ma con i propri mezzi, con le proprie gambe. Ciao a tutti i lettori di Fanpage, un bacione da Baby Kate.